Cari amici di Fano TV, in questa settimana che ci porta al Natale, oggi andiamo a scoprire il presepe allestito all'interno della chiesa di San Giuseppe al Porto. Curato dal fanese Rolando Gasparoli, è stato aperto in tutto il suo splendore il presepe denominato Marinaro. L'opera, infatti, richiama diversi aspetti della zona mare e del porto di Fano. Rolando, 70 anni compiuti alcuni giorni fa, anche per questa edizione non si è smentito, realizzando nuove scene della vita marinara e della città fanese. Quest'anno ho voluto cambiare, con l'aiuto del ridosso di padre Gianfranco, riuscito a rappresentare il lido di Fano, la vista della spiaggia di Fano dal mare, con il torrente Arzilla da una parte, con il lido, il grande hotel Lido, che non c'è più e una volta era molto rinomato, con i suoi bagni caldi, e era effettivamente uno stabilimento balneare, uno dei rari che avevamo sulla costa adriatica. Poi abbiamo aggiunto la rocca malatestiana, la chiesa del porto, quella non manca mai. Poi il porto canale, le imbarcazioni e il faro della capitaneria di porto, cari a Rolando, essendo cresciuto proprio in questa zona. In fondo abbiamo la filanda, dove le nostre nonne lavoravano la seta, filavano, e logicamente la spiaggia, per i ricordi che ho avuto, la spiaggia c'aveva il trampolino, c'aveva i mosconi che ancora ci sono, qualche ombrellone, e alle spalle della spiaggia c'era il treno che passava. Questo trenino ho voluto metterlo anch'io. Particolarità dell'opera è la Natività, posizionata sopra uno dei quattro quadri del Molo di Ponente. Le immagini della Natività sono così ricostruite in questo lugerna o quadro, come viene chiamato. A credere fortemente in questo progetto è padre Gianfranco Casagrande, che ha voluto spiegarci il significato, quest'anno incentrato sull'accoglienza. Impariamo ad accogliere. È un trabucco, un quadro che in fondo accoglie la Natività, con l'invito a tutta la città in maniera particolare, ma a ogni persona, uomo e donna, di saper accogliere in questo Natale proprio la luce del Signore Gesù che nasce, e nasce in ciascuno di noi, nelle nostre comunità, nelle famiglie, nelle nostre chiese. L'opera rimarrà aperta al pubblico fino all'Epifania, dalle ore 7 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Avendo terminato così questo presepe, ora vi aspetto a visitarlo, perché quando uno fa un certo lavoretto è piacevole anche farlo vedere e farlo ammirare agli altri.